riguarda, diciamo che militano a favore di questa prospettiva macro-regionale per risolvere la questione settentrionale e avviare il nord verso l'uscita dal tunnel di una crisi economica e sociale che non risparmia nessuno, famiglie, imprese, giovani, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Questione settentrionale che, per chi la conosce bene e l'ha approfondita, rappresenta una di quelle che i politologi chiamano un'aporia originaria, cioè una grande contraddizione della storia della Repubblica, e ha un andamento ciclico nella storia della Repubblica, cioè riemerge ciclicamente ogni 20-25 anni. E oggi è una questione più viva e aperta che mai. Insomma, chi vuole governare questo paese deve fare i conti, detto bonariamente, con il Nord e quindi anche e soprattutto con l'epicentro del Nord, che è Regione Lombardia. Ecco perché la soluzione macro-regionale è una prospettiva non più eludibile. Per impostare sul principio del contratto scambio teorizzato da Gianfranco Miglio i rapporti con lo Stato burocratico e accentratore di Roma e per ottenere l'applicazione di un altro principio fondamentale nel quale crediamo e sul quale la dottrina è ormai concorde, che è quello che vuole che le risorse rimangano almeno nella misura del 75% sui territori in cui sono state generate. Questo è più di un progetto, è una generalizzata aspirazione di autonomia politica e amministrativa, come ha sottolineato il Presidente Maroni. E per noi civici autonomia, tante volte è bene ricordarlo che è un principio costituzionale e vale la pena di soffermarsi anche in termini contenutistici, in questi tempi che sono tempi di forti rigurgiti centralisti, significa sostanzialmente non dipendenza dallo Stato centrale. Questa è la definizione giuridico-formale di autonomia. Per questa ragione noi faremo sentire forte la nostra voce nei processi di rafforzamento dell'autonomia lombarda, nell'esclusivo interesse delle comunità volontarie territoriali che costituiscono questo grande corpo che è la Lombardia. E dunque nell'esclusivo interesse del popolo lombardo, non solo di quello che ci ha portati qui esprimendo il proprio consenso a nostro favore, ma di tutto il popolo lombardo con le sue virtù civiche, la sua dedizione al lavoro, la sua operosità, il suo spirito di abnegazione, il suo senso di fare comunità, il suo senso di lealtà nei confronti degli altri membri della comunità territoriale e nei confronti delle istituzioni rappresentative. E ci batteremo con forza per una democrazia fortemente territorializzata, destatalizzata, deburocratizzata, defiscalizzata. La democrazia, teoricamente si dice, di prossimità, vale a dire più prossima al cittadino lombardo. Fuori di qui una violenta crisi si abbatte sulla società, una crisi che ha forti ripercussioni sul piano sociale. E noi non siamo qui in ragione di aggregazioni di interessi particolari, siamo qui in quanto rappresentanti della comunità lombarda, intesa nel suo complesso. E alla comunità lombarda, alle sue pulsioni, ai suoi problemi, tenderemo costantemente l'orecchio e dedicheremo le nostre attenzioni per rendere meno incerto il suo destino. Bene ha fatto Presidente Maroni a incentrare la sua illustrazione del programma di governo per la legislatura prevalentemente sui problemi del lavoro, perché è sul lavoro che si fonda lo sviluppo e la crescita economica, non viceversa. Non è la crescita economica e lo sviluppo che determinano il lavoro, è il lavoro che produce crescita e sviluppo. Bisogna ripartire dal lavoro per ricostruire la socialità. Il lavoro è infatti centrale nei processi di coesione sociale e il modello lombardo di micro, piccola e media impresa, che costituisce il 98% del sistema produttivo della regione e che chiede l'azzeramento dell'IRAP, rappresenta lo strumento privilegiato per riconciliare la Lombardia con le sue tradizioni civiche. È la leva per lo sviluppo, poiché implica un forte senso di responsabilità verso la collettività, cioè verso i dipendenti, verso il territorio, verso le istituzioni, intesa quale fattore strategico di competitività a livello nazionale e internazionale. È impegno civile il lavoro, vale a dire consapevolezza dei propri doveri civici nel rispetto della persona umana, della sua dignità, partecipando a un progetto collettivo. Lombardia, cultura, sviluppo sono tre elementi che si legano in un nesso inscindibile. La Lombardia è la cultura espressa dalle comunità volontarie territoriali che la compongono. È cultura dell'autonomia e dell'autogoverno, è cultura delle tradizioni civiche e della socialità, è cultura della dedizione al lavoro e dello sviluppo, è cultura del territorio, è cultura del paesaggio e dell'ambiente. In questo senso sono da intendersi le culture declinate al plurale, perché la Lombardia è un modello di civiltà. Di questa sua sensibilità verso il lavoro, Presidente Maroni, lei ha già dato prova in due circostanze che voglio rapidamente ricordare. Anzitutto quando con un gesto di notevole sensibilità umana ha inteso ricordare
ha inteso dedicare alla memoria di un grande collega che ha nobilitato la professione universitaria col suo impegno, addirittura col sacrificio della sua vita, il professor Marco Biagi, la sala dei 500 di Palazzo Lombardia. E poi all'indomani della seduta di insediamento di questo Consiglio regionale, il 27 marzo scorso, quando ho organizzato l'incontro con le parti sociali, intendendo questa iniziativa di dialogo quale interessante metodo di lavoro per il presente e per il futuro. In questa sede noi permettiamo di sottolineare sommessamente due elementi che sono emersi anche dalla sua ampia relazione. In base ai più recenti studi, i giovani vogliono ritornare alla terra. Non solo, ma la fetta più ampia e rilevante dell'artigianato riguarda la fascia di età fra i 30 e i 40 anni. Morale, forse bisogna ripartire da qui, dall'agricoltura e dall'artigianato, dai lavori più antichi e gloriosi, ma anche concreti, legati alle tradizioni e alle vocazioni territoriali, per rilanciare l'economia della regione nell'età della globalizzazione e al cospetto di questa crisi. Anche perché è inimmaginabile un sistema economico produttivo quasi esclusivamente orientato ai servizi, cioè al terziario avanzato, un sistema che ha poco futuro perché offre i suoi servizi a un'economia che sostanzialmente batte in testa. E dal punto di vista formativo, probabilmente il modello delle Fachschule, modello tedesco delle Fachschule, rappresenta un esempio da studiare con particolare attenzione perché risponde a vocazioni economico-produttive dei territori. Forse bisogna ripartire dall'agricoltura, che malgrado la scarsità di risorse e di investimenti ha retto la congiuntura sfavorevole della crisi, e dall'artigianato, ma anche, come diceva il consigliere Parolo, dalla montagna. È noto a tutti come la questione settentrionale, che è una questione geoeconomica e di vessazione fiscale, nasca in montagna, nelle vallate alpine e pedemontane, nasca come espressione delle difficoltà e del diffuso disagio della micro, della piccola e della media impresa, e poi abbia progressivamente abbassato il proprio baricentro sino a dilagare in pianura verso il grande fiume, verso il Po, coinvolgendo la media impresa e il terziario avanzato. Questa è la dinamica di sviluppo della questione settentrionale. Ripartire dall'agricoltura e dall'artigianato significa ripartire dalla montagna, culla della civiltà padano-alpina, montagna per la quale ci sono risorse importanti e significative, per esempio a livello di bandi europei, e in questo senso le comunità montane potrebbero diventare dei veri e propri sportelli per i progetti europei. Un segnale preciso, ma noi della Civica Maroni Presidente, appoggiati dal gruppo della Lega Nord, l'abbiamo già dato con il progetto di legge numero 1 di questa legislatura sulla soppressione dei contributi a favore dei gruppi consigliari, dovremo darlo in direzione di una riduzione dei costi della politica, per dare il buon esempio. Senza dimenticare, tuttavia, che i costi della classe politica e i suoi privilegi rappresentano solo una minima parte della spesa pubblica, determinata da ben altre dinamiche perverse che si annidano nel cuore di elefantiaci sistemi istituzionali che è necessario andare a riorganizzare radicalmente. I confini del nostro agire politico, Presidente Maroni, sono definiti. Da un lato c'è lo Statuto di Autonomia di Regione Lombardia, dall'altro c'è il programma La Nostra Lombardia che lei ci ha illustrato in apertura di seduta e che noi abbiamo sostenuto e nel quale ci riconosciamo. Questo è il contesto nell'ambito del quale ci muoveremo, ma vi è di più. Anche la Regione, ne siamo convinti, ha una sua costituzione materiale, per evocare una definizione di Costantino Mortati, intesa quale rete di relazioni e di dinamiche di potere che albergano in seno alla società, fra i gruppi e le aggregazioni di interessi, nell'applicazione degli aspetti normativi formali. In Regione, qui nel legislativo, dobbiamo fare le leggi, studiare e affrontare i problemi per risolverli, governare bene i processi in modo coerente e con una semplice dose di buonsenso, coordinare e dare al governo un preciso indirizzo politico, cosa che sicuramente lei saprà fare. Anche perché quando l'apparato burocratico amministrativo, strumentalizzando l'ordinamento giuridico, si impone e invade la sfera del politico, l'istituzione muore. Questo ce l'ha insegnato Gianfranco Miglio. Il quadro normativo di riferimento c'è e è riecheggiato più volte in questa sala. Lo Statuto di Autonomia della Regione, l'articolo 116, come diceva il Presidente Alfieri poc'anzi, comma 3 della Costituzione, l'articolo 119 e adesso finalmente anche la macro-regione che secondo un rinnovato spirito europeo che trova i suoi padri nobili nel filone dottrinario del federalismo personalista e integrale da Émile Chanou a Denis de Rougemont è l'euro-regione, nucleo originario della futura Europa federale dei popoli contro quella dei burocrati, dei tecnocrati, dei lobbisti che ha dimostrato tutti i suoi limiti.
E qui, per quanto attiene all'Euroregione, il riferimento normativo è commi 8 e 9 dell'articolo 117 della Costituzione Repubblicana. A noi, Presidente Maroni, è piaciuto molto un suo passaggio, un passaggio del discorso che ha fatto nella sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia quando ha presentato la sua giunta, vale a dire l'esecutivo, auspicando una collaborazione feconda con il legislativo, cioè con questa assemblea. E ha detto che intende coinvolgere il legislativo nei prossimi anni, investendolo di rinnovate responsabilità nei processi deliberativi. A noi, ripeto, questo suo ragionamento è molto piaciuto e in questa direzione, Presidente Maroni, lei avrà sempre da parte nostra un'attenta, responsabile e leale collaborazione. Per diverse ragioni, a cominciare dalla stessa struttura giuridica dello Statuto di Autonomia, l'iniziativa legislativa è spesso stata in capo alla Giunta, cioè all'esecutivo, con una sostanziale sovrapposizione tra esecutivo e legislativo gli anni scorsi e soprattutto con un sostanziale svuotamento delle prerogative del legislativo nell'esercizio delle sue funzioni. Il nostro auspicio è che l'Assemblea torni ad essere, e ne siamo certi, il laboratorio torni a essere il motore dell'attività legislativa, il suo centro propulsivo, il suo laboratorio politico. Il nostro auspicio è che l'Assemblea torni a essere centrale e a esercitare fino in fondo le proprie funzioni, anzitutto per riaffermare un essenziale meccanismo di check and balances, vale a dire un necessario e indispensabile equilibrio fra i poteri. Valorizzare la centralità del legislativo, cioè di questa autorevole e importante Assemblea, che sia detto per inciso è cambiata dell'80% rispetto alla legislatura precedente, sarà il faro della nostra azione, oltre la prospettiva regionale, in una logica autenticamente federale. In ogni Stato federale, infatti, il legislativo, intesa quale Camera di rappresentanza di tutela degli interessi aggregati a livello territoriale, svolge infatti una funzione di assoluto rilievo. E questo è il senso di responsabilizzare il legislativo. Noi, consiglieri della Civica Maroni, Presidente, seguiremo con attenzione e sosterremo con determinazione qualsiasi azione finalizzata alla promozione e al rafforzamento dell'autonomia politica e amministrativa della Regione, composta da un articolato insieme di comunità volontarie e territoriali che si portano sulle spalle una storia lunga 8 secoli, una storia di autonomia, autogoverno, libertà commerciali, quelle virtù civiche, cioè il capitale sociale, studiata a fondo da un politologo di Harvard che si chiama Robert Putnam ormai 20 anni fa, che fanno di quella padanoalpina non già una cultura, bensì un vero e proprio modello di civiltà. La persona umana deve stare al centro dell'ordine politico, così ci insegna il federalismo personalista integrale. E le virtù civiche di questa macrocomunità che si chiama Lombardia, nel nome di Cattaneo di Miglio, devono essere adeguatamente valorizzate, perché rappresentano in sé un concreto modello di sussidiarietà orizzontale. Ecco perché non faremo mai, e dico mai, mancare la nostra forza propulsiva per nobilitare questa assemblea legislativa e instaurare un fecondo rapporto con l'esecutivo che lei dirige. Per concludere, ci sia consentito, mi dispiace che non ci sia in questo momento, un contrappunto dottrinario al Presidente del Consiglio, al suo dotto discorso di insegnamento così bello e ricco di riferimenti e di citazioni. Nel suo intervento però mancava un riferimento al federalismo sussidiario di Antonio Rosmini. Proprio l'abate roveretano auspicava la convocazione di un'assemblea costituente dell'Alta Italia nel 1849. Anche lui, anche Rosmini, insomma, sognava la macroregione, così come la sognava negli stessi anni un valtellinese che si chiamava Luigi Torelli e un secolo dopo come la sognavano i giovani del Cisalpino, come la sognavano nel 1975 Guido Fanti e Gianfranco Miglio, che poi l'ha riproposta all'inizio degli anni 90, così come la sogniamo noi oggi. Il futuro, che è un progetto di governo del tempo che verrà, esercita su di noi una irresistibile forza di attrazione, che nasce dentro ognuno di noi, nel presente di ogni giorno, e comporta sempre una grande dose di coraggio, derivante dai rischi connessi alla realizzazione di questo progetto, che per noi ha un nome, si chiama macroregione. Proprio perché ci vuole coraggio, e concludo, a lei in primo luogo, Presidente Maroni, ma anche a tutti gli autorevoli membri del suo esecutivo, inviamo pertanto i nostri più fervidi auguri di buon lavoro e il nostro più sincero in bocca al lupo. Grazie. Grazie consigliere Galli, farò tesoro anche del suo corretto suggerimento su